e la carica dei 500 in bianco. È partita così la festa dell'estate nel salotto buono del centro storico aretino, Notti sotto le stelle, la tre giorni targata Confcommercio. A dare il via le danze una cena in bianco, a tavola oltre 500 commensali, tutti rigorosamente vestiti di bianco. E vedo che la gente ha raccolto, è un piacere vedere tutti quanti arrivare integralmente vestiti di bianco. Io credo che il divertimento sia una cosa che può servire alle nostre imprese, serve a noi stessi, serve al nostro umore, a tutto quello che ci interessa nella vita, quindi ben venga il divertimento sano di una bella serata d'estate in Piazza Grande vestiti di bianco. Sicuramente una cena di impatto, ma questa è solo la prima delle tre serate. Piazza Grande poi si aprirà anche alla cultura, alla musica. Sì, con questa serata appunto di divertimento, con questa cena vogliamo aprire la nostra tre giorni, che è una scommessa che era partita 2 anni fa, interrotta dalle 3 edizioni delle giostre del Saracino, ma che vogliamo noi della Confcommercio continuare a perpetuare nel tempo. Ci sarà Morgan, che accompagnato dal suo piano ci racconterà un po' la sua musica e se stesso, e poi il nostro Scanzi, il nostro grande aretino, che ha preparato per noi un inedito spettacolo parlando di queste 7 importanti interviste dei suoi 7 eroi, e quindi per dare anche spazio alla cultura. Arezzo ha bisogno di iniziative come questa? Assolutamente sì, più ce ne sono e meglio è. Stasera abbiamo tenuto aperto anche il museo proprio per consentire a tutta la gente che verrà qui di poterselo godere, quindi più mettiamo sul piatto e più la città riesce a presentarsi meglio. Non poteva mancare infine il lancio delle lanterne dei desideri per l'occasione in una veste rinnovata con luce a LED.